Ciao a tutti ed eccoci qua con un nuovo episodio di FUBO 2024, l'episodio numero 18, ovvero il secondo episodio di questa seconda season. Ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo subito a ritirare i premi. Qua non ci interessa, i premi bonus accesso che ho fatto fino ad oggi. Ok, poi ragazzi, andiamo in negozio perché l'altra volta mi sono scordato di andare a vedere cosa c'è in punti football, ragazzi. E ragazzi, c'è una bella sorpresa per noi perché oggetti sono i soliti, però ci hanno regalato questi 5.000. Quindi qualcosa devono aver aggiunto, 5.000 punti e football ce li hanno regalati. Divise non c'è niente, quindi chi ci sarà in giocatori? Ragazzi, speravo che ce n'erano un po' di più e hanno messo uno in aggiunta. Ma ragazzi, è lui. Non ci divideremo mai di lui. Lui sarà sempre con noi perché hanno messo, ragazzi, Bebeto. Ve lo ricordate? È stato il giocatore con cui abbiamo iniziato eFootball 2023. L'abbiamo eliminato per appunto ricominciare questa sfida su eFootball 2024. E il destino, il gioco, un qualcosa che esiste nell'aria ce l'ha riportato. E noi ragazzi lo andiamo a riprendere. Usiamo questi 5.000 punti. Sì, ragazzi. E ci prendiamo questo splendido regalo che a tanti non è piaciuto. Ho visto tanti content creator che portano eFootball 2024. Non è piaciuto. Io ragazzi l'ho tenuto praticamente fino in fondo. È un 4 stelle, lo so, ma io mi ci trovavo molto molto bene, ragazzi. Chiaramente va potenziato. Ok? È lo stesso, uguale identico dell'altra volta. Ragazzi, e lo voglio portare addietro, d'ora in avanti nel nostro percorso, perché comunque ci troviamo bene. Proviamo il senza palla in questo FUBO 2024, perché c'è da vedere se poi è uguale, ragazzi. Quindi andiamo subito a rate progressi e andiamo subito a vedere chi possiamo rinunciare, se ce l'abbiamo da rinunciare, ragazzi. Ragazzi, questo Vinicius al momento non ci serve più, mi dispiace dirlo, ma è così. Questo Bernardo Silva al momento ci può servire, Guzman non se ne parla, Zielinski neanche, allora neanche. Gakpo, io lo vorrei tenere, Haaland, anche lui no ragazzi, lui non ci serve più. Però è un buon terzino, mattatore. Eder Militao, ma lo terrei io per il momento. Ragazzi, io è stato un grande giocatore del nostro club. Devo dire che è un bel giocatore, però c'è forma normale, ragazzi. E in più, ragazzi, non ci serve più. Quindi, anche se poteva aumentare benissimo ancora, sì, dai ragazzi, è un 4 stelle comunque, dai. Via, via ragazzi, via, non ci pensiamo più, perché l'importante è pensare al nostro Bebeto, che aumentando così ora riusciamo ad andare con 1.000 punti ESP andare a portarlo al massimo, ragazzi. E ora lo andiamo a potenziare. Progresso giocatore. Ah, che bello. Che bello. Vediamo. Portiamo il tiro a più 4 subito. Portiamo il dribbling a più 4 subito. Portiamo anche la destrezza a più 4 e anche la forza anteriore a più 4. Ora, ragazzi, siamo qua. Aumenterei il dribbling e lo lascerei così. Passaggio raso terra, colpo di testa. Perfetto, ragazzi. Lo riportiamo a 91 e è un giocatore da tenere lì in caso che abbiamo bisogno. Ok? Ricordiamo che Haaland comunque ha riserva di lusso, quindi so che alcuni di voi non lo capiranno. Andiamo
Abbiamo anche Correa da andare a provare come opportunista. Abbiamo anche Son, abbiamo l'incontrista al posto dell'altro incontrista. Che andiamo a tirare giù. Ci abbiamo Zielinski, Guzmán, Pellegrini. Ma io tirerei giù Bernardo Silva, ragazzi. Tirerei giù Bernardo Silva. E andiamo a mettere Bebeto. E visto Bebeto, lo andiamo a mettere in campo, ragazzi. Perfetto. Perfetto. Ed ecco qua. Però, se levate le cuffie un po' alte, io ho stonato un orecchio. Però, ragazzi, con l'app sono andato a fare qualche ricerchina, qualche modifica e voglio andare a fare qualche modifica in game perché Baldé ora va giù, va su Wan-Bissaka al posto di essendo B, al posto di Baldé ci portiamo Gintruida. Gintruida qua alla fin fine lo portiamo sempre in un qualche modo. Ringrazio ancora Prof T1. Ok. E perché voglio provare appunto di qua questo e mettere dall'altra parte il regista, il giocatore chiave, però voglio uno che coi piedi sia buono in tutti i casi, quindi mettiamo Zielinski che c'ha pure A, ragazzi, e andiamo a giocare quella maniera qua con Bellingham da questa parte, con Zielinski da quest'altra. E questi sono i cambiamenti che voglio andare a portare. Quindi il terzino mattatore di qua e di là abbiamo il terzino difensivo. Rimangono così le tattiche e vediamo di andare a giocare così. Quindi, a dire la verità, quello che l'unica cosa che dobbiamo provare è il terzino mattatore da quella parte qua a sinistra, che lui è destro, ragazzi, e si accentra in area, quindi può andare a tirare. E abbiamo in appoggio, mentre lui corre dalla fascia, un Bellingham che lo appoggerà sempre per gli 1-2. Sempre, ragazzi. Ora abbiamo un Bebeto che è un senza palle, invece lui magari si allarga verso l'angolo del campo in maniera di lasciare spassare Hakimi in mezzo, oppure Bellingham se invece vogliamo andare Bellingham. Dall'altra parte, se Mbappé si allarga, si inserirà Zielinski come giocatore chiave. Ok, destro e sinistro lui non gli interessa perché ragazzi ha regolarmente molto alto, incontrollabile e alto di infortuni. Non ha delle abilità aggiuntive, ma le potremmo andare ad aggiungere. Anzi, perché no? Perché no? Perché no? Lo andiamo a fare e poi iniziamo ad andare in partita. Perché questo Zielinski? No, aspettate però. No, 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 no. Ragazzi, no, perché ho saputo che devono uscire dei giocatori. Non so se uscirà lunedì o qua vicino, di cui c'è anche un Zielinski in forma e volevo cercare di andare a prendere quello, quindi niente, siamo fermi così con le abilità per il momento, andiamo avanti quindi con questa squadra. Andiamo. Siamo partiti bene, abbiamo fatto già 6 punti, siamo pronti per lasciarci le spalle mentalmente già alla quinta divisione, ma dobbiamo meritarcelo, ragazzi. Quindi piedi, coi piedi in terra, andiamo ad affrontare questa partita. Sentite sta musichetta che ci accompagna. Quattro tacche, lo accettiamo. Casa fuori casa. Io dico in casa. No, fuori casa. Forza complessiva 2783 della quinta divisione. Ragazzi, come squadra siamo molto più forti noi, in teoria. Ma non dobbiamo farci fregare, dobbiamo stare sempre concentrati. Gli lasciamo la rossa a lui. Anzi, la mettiamo di quel colore qua, bella bianca. No, mettiamogli la rossa. Rossa lui e noi nera, sempre le magliette, mi raccomando, avete visto il video della scuola sulle impostazioni che ho messo colori della maglia in maniera, ve lo consiglio anche voi, che così sul radar lui sarà il rosso e noi saremo i neri come pallini nel radar, ragazzi. Allora direi che siamo a posto, direi avanti così, abbiamo i due qua, ragazzi, i due riserva di lusso, uno per Mbappé, l'altro per Haaland e proveremo sicuramente Correa.
in una di queste due partite, vediamo in quale. Abbiamo un Eder Militao molto in forma, ma lasciamo De Ligt per dare altezza in centro alla nostra difesa. Possiamo anche provare lui come giocatore chiave, ragazzi. Fa anche centrocampista. No, no, centrocampista no, però fa il trequartista. Vediamo, vediamo. Vediamo se lo proveremo. Comunque, andiamo a vedere la squadra dell'avversario. Appunto, c'è proprio Mikel Ozzabal che l'ha trovato. Vedete che è riuscito a girare. Ha quelli bellissimi immobili lì, occhio ai tiri di testa. Ma Mikel, più che crossare, andrà a inserirsi. Messi invece potrà andare a crossare e può crossare anche di destro perché è valido anche di destro. Ha questo Bellingham mediano che è una stupidata assurda, quello. Ah no, 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 non è giocatore chiave, scusate. Quel mediano lì mi sa che è sempre onnipresente, ci può stare, ci potrebbe stare se non fosse che c'è anche Konaté in difesa, che dovrebbe essere un incontrista, ragazzi. Poi c'è Scholes come onnipresente, ha Musiala come due onnipresenti. Ma potremmo con dei cambi gioco da lato a lato fregarlo perché avendo due onnipresenti, mettiamo che noi stiamo attaccando dalla sinistra, anche Scholes andrà dalla parte di Musiala perché l'onnipresente va dove c'è la palla, lasciando libero completamente quella parte lì. Ma di qua c'è Wan-Bissaka. Quindi noi dobbiamo attaccare sul lato sinistro e poi cambiare gioco sul lato destro e andare a chiudere in rete perché dall'altra parte ha Robertson che comunque è alto. E di là c'è Varane, quindi bisogna attaccare ragazzi sul lato sinistro suo, mi raccomando, e poi cambiare gioco e andare sul lato destro. Quindi giochiamo dalla parte di Bellingham per finire di giocare dalla parte di Zielinski con Mbappé. Ok? Noi dobbiamo giocare sul nostro lato sinistro, perché noi abbiamo letto la squadra avversaria, abbiamo letto quello che potrà andare a fare, non ho visto l'allenatore però. E Greening, non lo conosco ragazzi. Vabbè, lo stesso. Proviamo ad andare così, proviamo a capirlo. Ci mettiamo subito in difesa, ragazzi. Andiamo sul lato sinistro, abbiamo detto, andiamo già in equilibrato. Boh, allarghiamo da quella parte qua con Hakimi. E ora cambiamo gioco. Che Hakimi ragazzi si accentra bene. Bebeto, non ci credo si segna già con Bebeto, dai. Comunque Bebeto ha tanta roba, ragazzi. Sapete che mi trovo. Chi ha seguito il Football 2023. No, ma come sono contento di giocare con Bebeto, non avete idea. Spero di segnare la prima partita, guarda, esordio. Piacerebbe. Però non mi impunto a segnare per forza con lui, ragazzi, voglio vincerle. Non impuntatevi a fare quelle cose qua che poi andate a perdere la partita. Da come gioca, credo che ci abbia possesso palla. C'ha un gioco di squadra, dei bei fraseggi. Fa un pressing molto, molto forte in difesa quel giocatore qua. E se avesse un possesso palla, fa bene a farlo. Quindi può essere il nostro incontrista, ci pensa lui a fermare il tutto. Mi sembra un bravo giocatore. Ha una squadra più o meno come la nostra, a livello complessivo un po' meno, ma gioca molto meglio lui di tanti altri che ho incontrato con squadre veramente forti. Quindi questo è uno che comunque sa giocare, sa quello che fa, secondo me, ragazzi. Vedete che fa le pause giuste, non ha fretta. È andato su sinistro con Messi. Andiamo dall'altra parte, come abbiamo detto.
Grazie, portiere Emanuele. L'ha messo sulla posizione del tiro. Ragazzi, parlo un po' meno perché è un bel avversario. Contentissimo di averlo incontrato. Statistica sugli avversari ancora a zero. Billingham intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Sceglie di andare per vie verticali. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Vede lo scatto e cerca la profondità. Errore qui, pallone sprecato. Preferisce il retropassaggio. Miguel Oyarzabal. Ci prova con un pallone profondo. Oh, il nostro incontrista Araujo, se si pronuncia così, non lo so, ragazzi, sta facendo di straordinario sta partita. Di gioco, eh? È impossibile che Hakimi l'ha tenuto in campo, è impossibile. È impossibile, è impossibile. Più facile Wan-Bissaka, ma l'ho visto che era più su. Grave errore. Gioca sulla destra. Messi non parte perché è un Messi. regista creativo. Ruba palla Non in sapevo mezzo che al la Manchester passava lì. United. C'è l'opportunità per il contropiede. Immobile sulla destra. Non impensierisce la difesa. È bravo, fa delle buone pause. Non corre in continuazione come fanno tanti. Grande giocata difensiva. Palla in avanti verso il compagno. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Prova a superare la difesa con un più tardi. Un intervento impeccabile. Sbagliava l'intervento, potevamo prendere il rigore, ma è Difesa stato molto difensiva bravo. risponde a un'iniziativa individuale altrettanto Allora, forte. ragazzi, un Oggi sul avversario non c'era abbastanza molto pressione per bravo. Emanuele. E ragazzi, ha abbandonato. No, no, lo salutiamo, ragazzi. Lo ringraziamo per la partita. Mi dispiace aver fatto 3 punti così. Davvero, ragazzi, perché era veramente, veramente bella come partita. Spacca il tornado, secondo me era italiano, ragazzi. Niente, io spero che se va a vedere, capisce con canale, si iscrive. Gli dico che mi dispiace perché era molto bravo. Mi ha messo 3-0, ragazzi, ma non mi piace vincere così. Niente, siamo a 9 punti, ragazzi. Andiamo a fare l'altra partita. Mi dispiace parecchio, ragazzi, questa cosa perché era una bella partita e volevo soprattutto farvi vedere. Appunto, la data abilità giocatore, mettendo sulle riserve di Russo come andava a cambiare la partita con un Haaland, perché non abbiamo con Bebeto, non abbiamo quello che si inserisce appunto grazie al nuovo la patch d'aria di quest'anno di FUT 2024 si inseriva molto e Bebeto no, però ci stava sempre lì per prendere la palla, ci dava gioco ma non ci dava la profondità. Ricordiamo che quando usavamo Bevete usavamo possesso palla. C'è il caso che senza palla, con contropiede veloce, magari non è il massimo. Potrebbe essere, ragazzi, può succedere. Allora, andiamo un attimo adesso a vedere il nostro avversario. Prima mettiamo estate, mettiamo subito Stadio Nuovo del Trionfo con estate, perfetto. Andiamo avanti, siamo in casa noi. La maglietta le mettiamo comunque nera, anche se siamo in casa. A lui gli lasciamo la bianca perché davanti la rossa è un po' nera e a me devo avere ben chiaro quello che devo vedere. Allora, ragazzi, abbiamo Kylian Mbappé giù, ma non è un problema perché usiamo Correa. Non usiamo la riserva di lusso, ma va bene così. Però usare sia Correa che Bebeto, che sono nuovi, non mi piace, vado a mettere subito Haaland. Cioè, quindi usufruiamo subito di questi due, non andiamo
a utilizzare le riserve di lusso, ma per una questione tattica, come avete capito. Ok, ragazzi, per il resto restiamo fermi così. Abbiamo loro che sono molto in forma, ma non vado a mettere su quel dio lì per Araujo. Araujo, ragazzi, è un difensore incredibile, ve lo consiglio. Informazione, andiamo a vedere, lui contropiede veloce, un bel contropiede veloce, quindi sono belli pompati i giocatori. Han Magnan, perché Zeigler, ragazzi, che ha 86-87 in contropiede, quindi i giocatori avranno un boost di un più uno tutti quanti. Ha un bel Magnan in porta, azione Francia, quindi è offensivo ed è giusto. Ha in mezzo uno sviluppo Van Dijk, potrebbe scegliere magari uno sviluppo che abbia più piedi, sarebbe meglio. Quel Fabinho lì credo che sia uno sviluppo. Marquinhos sviluppo, quindi penso ci sia tutta una difesa di sviluppo. Alexander Arnold, che è uno specialista di cross, con Di Marco che invece si accentra. Ok, quell'Alexander Arnold non ha molto senso. Gli consiglierei piuttosto un altro terzino mattatore, molto probabile come Di Marco, o un offensivo, però gli consiglio più un altro terzino mattatore, perché poi c'è l'onnipresente. Che ci sta, ci può stare, Tchouaméni lì ci può stare, Bernardo Silva, regista creativo, con regista creativo Neymar, regista creativo Messi, con opportunista Mbappé, quell'attacco lì, quei tre quartisti, due punte, con il contropiede veloce, non è il massimo, ragazzi, non è il massimo davvero, non è il massimo, però meglio per noi. Se ci sta sentendo, se si vuole iscrivere al canale, e vuole sapere come migliorare la sua formazione con quel tipo di formazione lì, glielo diciamo. Poi magari va a vincere lo stesso, ragazzi, perché è fortissimo, però non ha una squadra ben equilibrata in campo, soprattutto in attacco. In difesa cambierei soltanto il terzino. Allora, ragazzi, Benvenuti amici telespettatori, un altro appuntamento con il nostro benvenuto sport al partito preferito. di oggi. Se avete amici che Poi giocano all'interno sono del calcio, bene, sicuramente siamo qua. mostrate loro le belle immagini che ci arrivano dalla partita di oggi. Gli spalti sono grimiti, l'allegria e i colori la fanno da padroni e non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere della vostra bibita preferita e restate con noi. Pensavo che Van Dijk aveva preso la palla, non pensavo di averla ancora io, Lo sono stadio sincero. magnifico, è davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passaggi. Ha spazio per cercare il gol. Era carino da fare, ragazzi. Era solo semplicemente carino da fare. Non è servito a niente. Allora, ho sbagliato io. Passaggio, non ha sbagliato il gioco, ragazzi. Ho sbagliato io. Bello, bel tiro Correa, bel tiro. Ho provato a tirare con Correa, c'è un bel tiro, ragazzi. Piccolino, mi piace Correa. Poi quando lo mettiamo su riserva di lusso è tanta roba. Adesso stiamo usando senza tener conto di quell'abilità. Anzi, proviamo subito. Passaggio corto. Preferisce il retropassaggio. Casemiro vuole il lancio filtrante. Ah, abbiamo provato a fare 1-2 col colpo di testa Possono ripartire in velocità. con il nostro terzino mattatore Hakimi. Può condurre un capovolgimento di fronte. Comunque Hakimi lì a sinistra tanta roba. Ci trovavamo bene anche con Baldé, però. Possibile e dura, riconquista il pallone. Pensa al tiro e ci prova. C'è un bel tiro Correa, ragazzi. Sto provando Correa. C'è un bel tiro e dalla distanza, secondo me, può essere una bella soluzione. Vabbè, dai, adesso proviamo un attimo a giocare di bene per andare a segnare. Piccola skill con Neymar, grave errore del nostro avversario.
è andata bene che ho sbagliato il tempismo e gli ho preso la gamba, se no qua era rischioso. Ha sbagliato a fare un passaggio indietro così. Non si fa mai, si gira sempre tutto il corpo, ragazzi. O piuttosto, se non avete il tempo di girare il corpo, la spazzate via. Bene, Correa ha fatto il movimento, mi è piaciuto. Fuori gioco, ma mi è piaciuto parecchio. Ricordiamo comunque che c'è 5 difensori, quindi non è così facile trovare sempre il buco. Si starebbe bene con un bel lancio lungo, a dire la verità. Però non abbiamo l'allenatore giusto. Ecco, Hakimi ha subito prendere la palla. Ho sbagliato, era per Neymar, ragazzi, ho sbagliato io. C'è una difesa che va, manda spesso in fuorigioco. Noi abbiamo giocatori che si inseriscono come Bellingham e così via. In questo caso, ragazzi, forse andrebbe meglio mettere in centrocampo con questo tipo di partita un regista creativo, perché si inserisce un po' meno. E mi sa che lo andremo a fare nel secondo tempo. Il regista creativo si infila un po' meno. In questo caso potrei provare anche Bebeto, ragazzi. Fallo, questo era fallo. Bravo Zielinski. Bene, bene. Ragazzi, stiamo sempre attaccando noi, ma non riusciamo ad andare neanche al tiro. Non è che ce le para tutte, non andiamo al tiro. E stiamo rischiando di fare una grande cavolata. Avete visto la puntata sullo script? Se no andatela a vedere, l'extra di domenica. Bene, stiamo rischiando di andarlo a farlo attivare, quello script. Abbiamo sempre palla noi. Niente da fare, ragazzi. Intervento bello ed efficace. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Prova a darla profonda nello spazio. Zielinski. Billingham. Il fallo neanche una punizione, ragazzi. Se ci dà una bella punizione da lì e potremmo andare a segnare. Ve l'ho detto, abbiamo attivato lo script. Ora vi faccio vedere il perché. 46esimo, primo tiro, momento di script, un minuto di recupero e lui ha segnato. E non è stato bravo lui. Il gioco ha voluto questo perché ha visto che lui era in serie difficoltà e gli ha attivato lo script. Errore nostro, ragazzi, gliel'abbiamo fatto attivare. Guardate il possesso palla, quanto ce l'abbiamo noi. Guardate, lui ha fatto 0 tiri, 0 falli, 0 fuorigioco, 0 calci d'angolo. Ok, 32% di possesso palla, automaticamente si è attivato lo script a nostro sfavore. E adesso è un bel casino andarlo a togliere, questo script. Un bel casino. Quindi adesso bisogna far scendere questo script. Colpa nostra. Allora, ragazzi, colpa nostra. Non è bravo. Per me non è bravo. È che se gioca sempre così, lui riesce ad avere sempre questi contropiedi con un script codice attivo ed è un problema, ragazzi. Ragazzi, io rimarrei così. Rimarrei così e cerchiamo solo di lasciare un po' più palla a lui.
di fare shop. Inizia lui con la palla. Difendiamo. Non dobbiamo avere del possesso palla, ragazzi. Dobbiamo perdere un po' il possesso palla, ragazzi. Lasciamogli palla, non pressiamolo. Spaziamo via per un po' di tempo, ragazzi. Non facciamo il nostro schema solito, ma crossiamo in mezzo, ragazzi, per fare meno possesso palla. Non dobbiamo tenere troppo la palla, ragazzi. Se andava dentro questa, ragazzi, viene giù lo stadio, però. Però non dobbiamo neanche tirare troppe volte in porta. Avete visto cosa succede quando si va contro allo script? Dopo è un casino. Araujo alza la palla in profondità verso il compagno. Poi ha una buona occasione. Holland. Il suo portiere la prende tutto, eh. Che è il momento di favoreggiamento script. Mamma mia. Avevo detto che lo stavo attivando. Interrompe un'azione che poteva diventare pericolosa. C'è Messi, cerca il movimento dei suoi in profondità. Arriva la palla prima che arrivi a destinazione. E lui la continua a buttare via. E lui così non fa possesso palla. È un casino, ragazzi. Non riesco a fargliela tenere la palla. Portiere manuale, ragazzi, però stiamo rischiando tanto. Sta aumentando lo script, ma molto poco, e stiamo perdendo solo tempo, ragazzi. Allora, non riusciamo più a abbassare lo script, non c'è più tempo, dobbiamo fare in maniera di giocare un po' più d'astuzia. Allora, ragazzi, togliamo Bellingham e mettiamo un altro giocatore chiave. E li mettiamo freschi, mettiamo anche Pellegrini che si inseriscono tutti in area. Bebeto si allargherà un pochino. Wan-Bissaka lo togliamo giù. No, no. Ok, stiamo così, ragazzi. Stiamo così. Ok. Stiamo così, poi dopo se ce li abbiamo, abbiamo altri due cambi, so già cosa andare a fare. Facciamo aspettare un altro po'. Ragazzi, dobbiamo giocare contro lo script, c'è poco da fare. Pericolosissimo sto script, mamma mia. Allora. Se non avete capito a cosa vi sto riferendo, andate a vedere l'extra di domenica che è uscito, che cos'è lo script. Spiego tutto. E questa partita è proprio l'esempio. Ringrazio ancora Carnage che mi ha chiesto di fare quel video per capire, così tutti voi potete anche capire quello che voglio dire. Allora, ragazzi, andiamo a fare un'altra cosa. Casemiro va giù, mettiamo su Tchouaméni perché spinge più anche lui.
E ragazzi, noi gli mettiamo un coraggio però da Tchouaméni e mettiamo offensivo a Putman. Ok, e poi andiamo adesso subito, andiamo a cambiare un difensore a malincuore, ma non ci serve più De Ligt in questo momento. Abbiamo bisogno per una tattica per buttarci su. Abbiamo bisogno di una punta all'extra come Danilo. Passa la palla a Araujo, che tanto c'è il passaggio lungo. Dai, Tchouaméni, vieni su che sei un onnipresente, vieni, vieni. Mamma mia! Guardate queste sfortune! Mi state rendendo conto? Ce l'abbiamo proprio attivo contro, beh. Ah! Colpa mia, ragazzi, colpa mia. Ma perché ho fatto tutti questi passaggi, questi fraseggi? Perché lui si chiudeva dietro, ragazzi. Difesa 5. Maledetta difesa 5. Mamma mia, ha messo anche Lewandowski in seconda punta, che è un opportunista. Insieme a Mappé punto opportunista, ragazzi. Cioè, questo qua usa dei moduli che non hanno senso e sta andando a vincere grazie allo script. Se l'ha fatto apposta ad attivare lo script, è un genio. Se non l'ha fatta apposta, ragazzi. È fortunato. Guardate qua, visto il rimpallo diretto a Magnani. Ah, in mano a Magnani. Ragazzi, ci dobbiamo buttare su, rischiamo anche il 2-0 per lui, ma ci dobbiamo buttare su. Dobbiamo creare forza numerica in area. Eh sì, un De Ligt, ciao. Ah, tutte le prende, ragazzi. Abbiamo uno script contro che fa paura. Dobbiamo saltarci fuori, dobbiamo saltarci fuori, ragazzi. Ah, ragazzi, addirittura mi ha tolto via il personaggio. Il giocatore mi ha tirato via. Ragazzi, dobbiamo buttarci su. Ah, perderla così per lo script. Vabbè che non è un problema. Passiamo, ragazzi, ne abbiamo vinte tre. Però porca miseria. Però vedete, abbiamo vinte tre di fila senza mai subire gol. Perché con l'asse ritirato ci ha dato il 3-0 e già lì. Già lì il gioco dice: oh, questo qua vince troppo. E parte già lì una parte di codice di script. Poi il possesso palla troppo elevato. Lui non ha mai tirato. E poi succede queste cose qua. E lui continua a buttare su. E lui vince la partita buttando su, creando situazioni da script. Incredibile. Rigore non lo dà, avete visto che non ha mai dato un rigore? È già 2-3 che io gli chiedo. 4 minuti. Niente, ragazzi, niente da fare. Niente da fare. È così, così.
Avete visto? Avete visto? Lo stop sbagliato. Niente, ragazzi. Perso perché lui è riuscito ad attivare, o noi anche colpa nostra abbiamo fatto attivare lo script. Sono contento che sia successo questa cosa. Vedete il 62 possesso palle, i tiri totali, i tiri in porta, lo vedete? I passaggi riusciti, guarda i suoi. Guardate i 148 passaggi, lui 79, tra cui riusciti la metà. Questo è uno che non sa giocare, ragazzi. Ma il gioco cosa fa per equilibrare? Io gioco molto meglio di lui, sono molto più forte in questo caso. Lui no, lo script ha attivato il codice per portarci a giocare un po' più o meno alla pari. Dopo però cosa è successo? Che io non me ne sono accorto, meglio, ci ho pensato tardi lo script, ho continuato, lo script ha continuato ad aumentare, lui è aumentato, è una bilancia. Noi eravamo praticamente in alto leggeri, lui c'aveva sto peso che rischiava di prendere gol, pian piano il peso è andato da noi, il bilanciere si è praticamente scambiato e lui è andato in alto, è andato fino a riuscire anche andare a vincere. Bene ragazzi, questo è quello che è successo. In effetti guardate il 7 che gli ha segnato e 7 Magnan, perché il Magnan lo usa il computer è l'IA, l'IA ha attivato questo codice di script e Magnan era insuperabile. Questo ragazzi succede in tutti i giochi, non ci dobbiamo arrabbiare, ok? Chiaramente dobbiamo capire quando è colpa nostra che l'abbiamo fatto attivare, in questo caso è proprio colpa nostra ragazzi. Ok, comunque niente, non è successo niente, abbiamo perso, non vuol dire che siamo più scarsi, come non vuol dire che quando siamo più forti noi, quando vinciamo, non è detto. Ci sta a vedere le statistiche, se le statistiche ragazzi sono più o meno uguali, vuol dire che allora ha meritato chi ha vinto, ok? Niente ragazzi, io per questo episodio direi di fermarmi qua, abbiamo fatto due partite, e una vinta perché ci ha ritirato, avete visto 7-0, 3-0, 3-0, 13 gol fatti, 0 subiti, 3 partite vinte, e già lì lo script era già nostro svantaggio. Andiamo a vedere in che classifica è, ma ragazzi vi assicuro che non può essere alto, infatti è in quarta divisione, ma si vede, non sa giocare ragazzi. Dai, niente ragazzi, è andata così, contento lui, un po' meno noi, ma noi conoscendo, stavolta abbiamo le conoscenze del gioco e quindi non ci dobbiamo arrabbiare. Impariamo da questa cosa, non facciamo attivare lo script. Vi dico un altro segreto piccolo, è meglio iniziare fuori casa a volte, perché la palla inizia subito lui col possesso e il possesso palla inizia ad avanzare su di lui. E quindi a volte è meglio iniziare fuori casa. Ragazzi, vi saluto, lasciate un bel like, lasciate un bel commentino, mi fa sempre piacere, e condividete il video, aiutate così, mi aiutate a crescere. Io ragazzi vi saluto e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!